Un riconoscimento a due importanti ricercatori e medici che vuole essere però anche un grazie per tutto il personale sanitario che ha curato i pazienti durante la pandemia. Questo è il significato delle due cittadinanze onorarie che sono state conferite oggi a San Benedetto Po, a Fabio Malavasi, medico genetista di fama internazionale, e Gabriele Luppi, medico oncologo al Policlinico di Modena, due grandi scienziati nati a San Benedetto. Conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Luppi e al professor Malavasi rappresenta un omaggio che facciamo a due illustri professionisti in campo medico proprio perché hanno passato una vita per la ricerca, per la cura del prossimo e quindi ci è sembrato giusto come comunità omaggiarli di questo riconoscimento, ma questo vuole essere anche un riconoscimento a tutto il mondo della sanità per l'importante e prezioso lavoro che ha svolto in questi due anni di pandemia. Sorpreso e non aspettato il riconoscimento per il dottor Luppi, che ha commentato: evidentemente qualcosa di buono ho fatto. È un riconoscimento altamente che mi emoziona, una giornata specialissima per me. Come dirò dopo, è una di quelle giornate per me che si contano sulle dita di una mano, perché veramente è stata una grandissima emozione e soddisfazione. È il paese questo dove sono nato e cresciuto e dove ho abitato per metà della mia vita. Sono 30 anni che abito a Modena, ho lavorato a Modena, ma sono rimasto legato al mio paese. Mi sono prestato ad aiutare tanti pazienti che mi hanno seguito e mi hanno dato fiducia. In tanti anni sono venuti a farsi curare a Modena per fiducia nei miei confronti. I primi anni a San Benedetto Po, poi l'Università Ferrara e il viaggio in America che ha cambiato totalmente la prospettiva del dottor Malavasi, che si è dedicato alla ricerca. Questo riconoscimento rappresenta per me, è un evento di tipo personale, una storia della mia vita che ha preso avvio qui in una piccola frazione di San Benedetto, Villa Garibaldi, dove ho fatto le elementari con la maestra Amelia Calciolari. Questa ha fatto una grande svolta nella mia vita perché ci ha fatto passare tutti, e non senza fatica, dalla lingua base di allora, che era il dialetto, all'italiano. E questo è stato un pochino l'avvio di altre cose, tra cui imparare a parlare, imparare in pubblico e infine lavorare. Anche se diventati due emblemi della ricerca e della medicina e da tanto lontani dal loro paese natale, sia Malavasi che Luppi sono rimasti molto legati a San Benedetto Po.